do il benvenuto a Hong Sung Kim, il regista di Metamorphosis, e ringrazio Sang-Yeon Lee che ci aiuta con la traduzione, perché sennò con il coreano è più complicato. Metamorphosis è un horror puro, cioè proprio un film di esorcismi, e proprio da qui volevo partire. La storia racconta di una famiglia che si trova in una nuova casa dove si nasconde il maligno sotto forme molto meno terrificanti di quelle a cui siamo abituati a vedere, ma che è capace di insinuarsi negli esseri umani. Volevo proprio capire come gli era venuto in mente, come aveva voluto approcciare il tema dell'esorcismo, che è un grande classico dell'horror contemporaneo, a partire dal film di Friedkin in poi, ma appunto cosa voleva raccontare attraverso un film che tratta l'esorcismo. Buongiorno a tutti. Case study. Sono regista di questo film, Kim Hong Sun. Nice to meet you. I 영화는 사실 현대 사회에서 요즘에 가족들이 이렇게 작아지면서 그 여러 가지 강력 범죄들이 많이 일어나는데, 한국뿐만 아니고 여기저기서 그거에 대해서 가족의 파괴로 인한 악마, 그 이런 강력 범죄들을 과연 사람들이 하는 것인가, 또는 그 과연 그게 진짜 사람이 그렇게 끔찍한 범죄를 저지를 수 있는 것인가에 대한 거를 기본으로 생각을 하고 시작을 했습니다. 그래서 과연 그게 사람일까, 혹시 악마가 아닐까, 악마랑 사람은, 이 악마라는 존재, 이 악마라는 존재는 사람이 자기의 죄를 없애기 위해서 만들어내는 허구가 아닐까라는 걸로 시작한 영화입니다. Buongiorno a tutti, che sono regista di questo film, Kim Hong-sun. È piacere di conoscervi. Allora, questo film abbiamo pensato di fare questo film partendo di facendo la ricerca. Ultimamente che succede tutto il mondo, tanti tragedia tramite la famiglia, anche chi conosce bene, chi ama. Allora da lì abbiamo iniziato di fare questo film, capendo alla fine chi è che fa tutto questo tragedia, è umana oppure il demone. E poi da lì iniziato a pensare che il demone alla fine chi è che ha creato? È l'umano che è creato per avere ragione quello che fa, oppure il demone veramente esiste? 그래서 그 추가적으로 말씀드리면, 한국에서 악마라는 존재는 사실 카톨릭, 그다음에 그 이 지금 뭐라 그랬죠 아까 그 요 그 이 악마와 신부의 그런 엑소시즘은 사실 다른 그 엑소시즘 말고는 해결할 수 있는 게 없어서, 악마기 때문에, 디아블로라는 악마가 나오기 때문에 엑소시즘으로 그걸 갖다가 해결하려고 했다. Allora, in Corea non è così cioè non è una roba tradizionale il diavolo, e ci sono altri fantasmi coreani. E per cui prendendo elemento diavolo per questo film ha dovuto usare l'esorcismo per poter mandare avanti la storia. Sì, infatti la mia curiosità era, noi abbiamo siamo abituati a vedere degli horror che hanno a che fare con il diavolo nel cinema occidentale soprattutto, quindi insomma conosciamo meno l'aspetto demoniaco del cinema coreano, quindi anche la tradizione cattolica che si nasconde dietro. Volevo capire come si era approcciato a un tema così appunto cattolico come quello del diavolo, e come appunto aveva poi
se aveva avuto dei riferimenti cinematografici vedendo altri film o leggendo eventualmente altri libri, insomma, cioè come, aveva, come si era creata un'idea di, questo, di questa tradizione. Lost in translation 그러니까 puro come situazione. 접목을 시키신 거잖아요. 네. 거기 어떤 영감을 받아서 그렇게 하시게 됐는지. 그러니까 영어로 하면 안 되죠. 사실 그 영감을 가장 많이 받은 영화는 엑소시스트라는 영화 루시아. 그래서 최근에 한국 영화에서는 엑소시즘에 대한 얘기가 많진 않지만 몇 개가 나왔었고, 그 한국에서도 사실 이 악마라든지 엑소시즘에 대해서도 관심을 많이 가지게 됐어요. 근래 2, 3년 사이에. 그래서 그 엑소시즘에 관련된 그 책이라든지 아니면 그리고 종교가 저희 집, 그러니까 집 가족들 종교가 카톨릭이라 카톨릭에 대한 그 생각을 갖다 기존에 많이 했었고, 그 이 뻔하지 않은 그 가족의 얘기, 가족의 파괴, 이 스릴러적인 장르에서 가족의 파괴라는 뻔한 얘기를 뻔하지 않게 하기 위해서 이 엑소시즘을 가지고 왔습니다. 그래서 사실 뭐 엑소시즘에 관련된 다큐멘터리라든지 뭐 인터뷰라든지 이런 그 뭐 에밀리 로즈 오브 엑소시즘이라든지 이런 것들 갖다가 굉장히 참고를 많이 했고 그런 식으로 얘기를 많이 했습니다. Allora per avere più riferimenti il riferimento principale parte dal film Exorcist che conosciamo abbastanza tutti e dopodiché come sapevate in Corea esorcismo non è una roba abbastanza non è una cosa comune, però ultimi 2-3 anni sta uscendo tanti film alcuni film che riguarda dell'esorcismo e diavolo prendendo sempre riferimento dall'occidentale per approfondire l'ha guardato anche tanti libri per esempio il libro del diavolo quello come si dice la Bibbia del diavolo e dopodiché lui la sua famiglia in realtà cattolica come religione per cui non era così difficile a capire della roba di diavolo cattolica però mi collego a questa cosa che ha appena detto ha un'idea sul perché negli ultimi anni anche nel cinema coreano si parla così tanto del diavolo? Perché una cosa che non sapevo, l'ho scoperto adesso quello che mi ha detto e mi incuriosisce sapere se secondo lui c'è una qualche ragione insomma su questa nuova passione insomma. 그 한국에 붐이 생겼다기보다는 그 많이 열린 것 같아요. 그러니까 그 제 생각에는 외국 영화라든지 이런 장르물을 갖다가 한국 사람들이 굉장히 어떻게 보면은 이 영화적인 한국 영화는 사실 현실적인 얘기라든지 자기가 받아들일 수 있을 법한 그런 얘기들을 갖다 그런 장르 그런 스릴러들을 갖다 되게 좋아했었는데 그리고 한국 사람들은 외국 영화는 사실 영화로만 보는 경향이 있어서 영화로 자기한테 일어나지 않는다 우리한테는 일어나지 않지만 저건 영화다 라고 생각하는 경향이 되게 많았었는데 요즘 들어서는 그런 한국 영화에서도 아 저건 영화다
라는 걸 갖다가 우리한테 일어나진 않지만 그래도 감정이입을 할 수 있다 라는 느낌으로 근래 바뀌어왔고, 한 2-3년 전에 그 검은 사제들이라는, 약간 몇 년 전이죠, 그 하나의 되게 뛰어난 그 엑소시스트 영화가 있었어요, 한국에. 그 이후에는 좀 더 그런 악마라든지 이런 거 갖다가 그 전문적으로 현실에 접목할 수 있게, 이거 안 찾아봐도 되는데, 검은 사제들. 예. 예. 그래서 이 그 무슨 말인지 알겠죠? 예. 그러니까 좀 더 영화적으로 한국 영화를 다 바라볼 수 있게 변한 거고, 2년 전에는 그 되게 그 괜찮은 엑소시스트 영화가 생기면서 엑소시즘에 대한 그 이해가 되게 높아졌다, 한국 사람들이. 별로 없었다가. 예. Allora, prima di tutto, 2-3 anni fa ha fatto un film coreano che si parlava di prete esorcista. È stato abbastanza un successo. Allora da lì ho iniziato ad avere qualche interesse verso questo genere. E poi dopodiché, e prima in Corea il film occidentale guardavano come fosse film, non pensavano che come c'è una cosa che poteva succedere realmente, perché tanti film horror coreano si parlava che una cosa che poteva succedere oppure in base a una storia tradizionale. E, per cui non guardava esorcismo. Dopo questo film che è successo, tanti hanno capito, anche i coreani potevano fare una, prendendo questo riferimento, fare un film. Secondo lui è quello. Volevo chiedere un'ultima domanda prima di chiudere, che mi fanno già dei cenni spaventosi. Volevo chiedergli, in realtà appunto questo è un horror puro, come abbiamo detto, però è un horror che scava all'interno dei rapporti familiari, quindi parla del diavolo e dell'esorcismo, ma parla anche del male che si annida o si può annidare nelle famiglie, può stare nelle famiglie normalissime. Volevo chiedergli, visto che lui appunto ha così bene studiato, messo in scena un film horror così, se il genere horror, ancora come è stato nei suoi momenti migliori, ha la capacità di raccontare le paure più personali attraverso delle storie appunto che mettono in ballo personaggi o idee così non realistiche, però riuscendo in ogni caso a raccontare invece delle paure molto vere, molto concrete, molto reali. Se è ancora in grado l'horror di fare questa cosa, che è una delle sue ragioni d'essere, poi tra l'altro. 감독님 영화가 평범한 가족으로 시작을 해가지고 이제 그 악마의 모습을 변하고 막 그런 뭐지 되게 전통 호러를 보여주신 것 같아요. 그래서 그거를 어떻게 극대화하기 위해서 어떤 요소를 더 첨가를 하셨는지, 어떤 촬영 기법을 쓰셨는지 그런 게 기술적으로. 네. 기술적으로. 네, 확실히 그런 거 맞죠? 사실 제가 스릴러 장르를 계속 했었고, 네 번째 작품인데 스릴러적인 요소를 갖다가, 이게 초현실주의적인 단어 아세요? 초현실적인. 네, 초현실주의적인 얘기거든요. 이 호러라는 게 우리나라에서는 과학적으로 증명이 안 되는 초현실적인 얘기를 갖다가 사람들이 더 감정이입을 할 수 있게끔 하기 위해서는 스릴러적인 요소, 현실에서 있을 법한 얘기를 가지고 점점 극대화시켜야겠다, 공포감을. 그래서 완전히 이야기에 빠져들었을 때 그걸 가지고 사람들이 완전히 그 이야기에 빠져들었을 때 악마로 변하게 되면 좀 더 그 집중할 수 있겠다. 그래서 이야기의 흐름, 그 다음에 있을 법한, 한국에서 가족들이 실제로 굉장히 놀랄 만한, 아빠라든지 엄마라든지 이런 사람들이 변하는, 딸이 변한다든지 이런 것들에 대한 이야기의 변주에 가장 힘을 줬고, 보시면 알겠지만 카메라가 굉장히 미세하게 흔들려요.
한 컷도 그냥 홀드되어 있는 컷이 없어요. 그래서 저는 개인적으로 이 긴장감을 유지하기 위해서 심장박동과 같이 굳이 얘기하자면 카메라를 갖다가 흔들었다. 그래서 심장박동수가 빨라지면 빨라질수록 같이 흔들리고 이런 것들 갖다가 사실 배우의 호흡과 같이 카메라의 무빙을 갖다가 최대한 이용을 했다. 이게 핸드헬드는 아니지만 그래도 홀드되어 있는 샷은 하나도 없다. 그게 긴장감을 극대화시키려고 한 제가 노력한 것이다 라고 얘기해 주시면 될 것 같아요. 네. Allora lui ha puntato tanto per dare, cioè iniziando usando una storia della famiglia normalissimo e poi da lì inizia una storia tragedia, no? E allora lui ha provato a dare una crescenza molto piano piano per dare un punto più paura ai spettatori, esatto, e, usando sempre un normalissimo elementi. E, la cosa più particolare che ha usato tecnicamente per dare più l'effetto ed era lui ha usato la camera sempre fisso, però dava sempre un po' di movimento come fosse il battito di cuore che battesse. E quindi quando è una scena molto pauroso o nervoso, allora la camera si muoveva molto di più. E l'ha usato per quello, quindi quando se la vedete il film, oppure chi ha già visto, non c'è nessuna scena che è fisso, fermo. Tachicardia della macchina da presa, ringraziamo moltissimo Aung San Suu Kyi, autore di Metamorfosi in After Hours, ringrazio. Grazie.